Krishna. Allora, oggi continuiamo. Concludiamo la lettura dell'articolo Il nostro tesoro nascosto di Munirada Devi Dasi e leggiamo, proprio perché oggi si celebra la scomparsa di Murari Gupta, alcuni versi tratti dalla Chaitanya Charitamrita in glorificazione di Murari Gupta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shanti Vana Samyate Namo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pashate Adeshatarini Vancha Kalpa Taruvya Chakripa Sindhuvya Eva Chappa Titanam Pavane Vyo Vashna Vyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gora Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. La continuiamo e concludiamo la lettura dell'articolo che parla appunto del tesoro nascosto nel nostro cuore. Qui si parla della parabola che racconta il signor Chaitanya a Sanatana Goswami sull'astrologo e il povero, e indica, adesso mo brevemente, e indica al povero dove e come trovare il tesoro che è lì vicino a lui, ma lui non sa dove cercarlo e dove trovarlo. Quindi gli dice di non andare a sud. Sud rappresenta il Karma Kanda, l'azione interessata. Dice di non andare a ovest, che rappresenta il Jnana Kanda, quindi la speculazione, e di non andare a nord, che rappresenta lo yoga impersonale, la filosofia impersonale. Ma gli dice di dirigersi verso l'est, che rappresenta il tesoro, rappresenta il servizio devozionale. Quindi continuiamo la lettura. No. Perciò il Signore stesso, sia nella forma di Krishna sia in quella di Chaitanya Mahaprabhu, glorifica il puro servizio devozionale come l'unico mezzo per raggiungere il Signore Supremo. Questo servizio devozionale deve essere puro e condizionato, non misto ed eterno. Esterno, allora. Allora, questo servizio devozionale deve essere puro e incondizionato, non misto ed esterno. Il nostro scopo non è la ricchezza materiale e neppure la liberazione dall'esistenza materiale, ma la felicità spirituale del puro servizio devozionale. Come il puro devoto Prahlad Maharaj insegnava ai suoi amici, il Signore è soddisfatto soltanto da chi ha per Lui una devozione pura e incrollabile. Senza un sincero servizio devozionale, tutto sarà soltanto un'esibizione. Questo è tratto dallo Srimad Bhagavatam, canto 7, capitolo 7, verso 52. Quando Prahlad Maharaj insegna ai suoi amici, ai ragazzini, ricordiamo Prahlad Maharaj a 5 anni quando parla. Il puro servizio devozionale non solo è il mezzo per realizzare il nostro scopo supremo, ma è esso stesso il più grande dei tesori. A livello assoluto non c'è differenza tra il servizio d'amore a Krishna e Krishna stesso. Come si Chaitanya Mahaprabhu spiega, nelle scritture vediche Krishna è il punto centrale d'attrazione e il servizio a lui offerto è la nostra attività. Raggiungere il livello dell'amore per Krishna costituisce il fine supremo della vita, perciò Krishna, il servizio a Krishna e l'amore per Krishna sono le tre grandi ricchezze dell'esistenza. Le ripetiamo insieme queste grandi ricchezze. Perciò Krishna, il servizio a Krishna e l'amore per Krishna sono le tre grandi ricchezze dell'esistenza. Questo è tratto sempre dalla Chaitanya Madhya Lila, capitolo 20, verso 143. Il puro amore per Dio è la naturale tendenza di ogni essere vivente, ma viene coperto dall'ignoranza proprio come le nuvole coprono lo splendore del sole.
Il puro servizio devozionale può allontanare le nuvole e far rivivere il nostro amore soppito per Dio con lo splendore della conoscenza trascendentale. Poiché il cuore è la casa dell'anima, il tesoro del povero sepolto sotto la sua casa corrisponde all'amore per Dio sepolto nei nostri cuori. Come Chaitanya Mahaprabhu spiega, il puro amore per Krishna è stabilito eternamente nel cuore degli esseri individuali. Noi siamo, almeno in senso letterale, seduti sopra il nostro tesoro nascosto. Ma perché non riusciamo a percepirlo? Dopo milioni di vite nelle diverse specie del mondo materiale, la nostra identificazione con la materia ci ha tolto la capacità di vedere non solo l'ubicazione del nostro tesoro, ma perfino la sua stessa esistenza. I desideri materiali, principalmente il desiderio di godere indipendentemente da Krishna, il supremo goditore, sono come la sporcizia che riempie i nostri cuori e nasconde il nostro tesoro supremo sotto la sua sudicia coltre. Quando pratichiamo il servizio devozionale sotto la guida di un maestro spirituale autentico, i nostri cuori vengono ripuliti dalla sporcizia, della contaminazione materiale, e il nostro soppito amore per Dio si risveglia. La parabola di Mahaprabhu ci mostra che semplicemente con il metodo del servizio devozionale possiamo riscoprire il tesoro segreto che è stato celato così a lungo. Nel Kali Yuga, l'attuale era di discordia e di ipocrisia, l'ultima e più degradata delle quattro ere, l'unico mezzo per ottenere o far rivivere il nostro puro amore per Dio è il canto dei suoi santi nomi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dei 9 principali metodi di servizio devozionale citati nelle scritture, Shravana Kirtanam, l'ascolto e il canto sono i più efficaci in quest'era. Chaitanya Mahaprabhu promette: il canto dei santi nomi del Signore ha il potere di pulire lo specchio del cuore da tutta la polvere accumulata nel corso degli anni ed estingue l'ardente fuoco dell'esistenza materiale. Cantando i santi nomi del Signore, che sono identici a Lui, possiamo ripulire lo specchio del nostro cuore ed infine percepire la nostra vera identità di Suoi eterni servitori d'amore. Possiamo così scoprire la nostra proprietà naturale, il nostro tesoro nascosto, il puro amore per Dio. Possiamo ottenere questo tesoro supremo solo per la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Egli è disceso in questo mondo perché voleva gustare la dolcezza del servizio devozionale a Krishna, lui stesso. Perciò si comportava come un perfetto devoto di Krishna, al fine di mostrare a tutti noi come ottenere lo scopo supremo della vita. Egli è pronto a darci il più grande dei tesori perché ne è la sorgente. Come la Sri Chaitanya Charitamrita afferma, Madhya 2.81, Sri Chaitanya è colui che possiede la pietra filosofale dell'amore per Dio. Non considera se una persona sia adatta o no, ma concede il suo tesoro a tutti. Per questa ragione è considerato il più munifico. Dunque, per la misericordia del Signore e dei Suoi puri devoti, anche noi possiamo ottenere la suprema fortuna della pura devozione a Krishna. Allora, come fece l'astrologo, possiamo dire a tutti gli altri come trovare il loro tesoro nascosto. Così conclude questo bellissimo articolo la devota Mohini Radha Devidasi, che è una discepola di Sua Santità Gopal Krishna Goswami, che vive in India con suo marito Narada Rishi Das Prabhu. Bellissimo articolo, e appunto conclude dicendo che solo il canto dei santi nomi ci permette di risvegliare questo amore per Krishna. Perché? Perché pulisce il nostro cuore che è molto sporco. I desideri materiali sono la sporcizia che riempie i nostri cuori e nasconde il tesoro supremo sotto la sudicia coltre. Questi desideri materiali rappresentano questa sporcizia, quindi noi dobbiamo pulirci da questi desideri materiali. E questo significa non eliminare i desideri,
perché noi non possiamo non desiderare così come non possiamo non agire, significa semplicemente purificare questi desideri. Purificare i desideri significa mettere questi desideri al servizio di Krishna e dei suoi devoti. Il canto dei santi nomi ci permette quindi di risvegliare questo amore per Krishna e che noi l'abbiamo dimenticato da così tanto tempo che neanche ci ricordiamo, non neanche sappiamo che questo grande tesoro è all'interno del nostro cuore. Per questo, quest'epoca, il metodo di liberazione è il canto dei santi nomi di Krishna. Non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo, Signore Chaitanya spiega. Adesso leggiamo brevemente dei passaggi circa Murari Gupta, dalla Chaitanya Charitamrita. Leggiamo dall'Adilila, capitolo 10, il tronco principale dell'albero di Chaitanya. Ci sono tre versi che parlano appunto di Shri Murari Gupta. Murari Gupta, il 25° ramo dell'albero di Sri Chaitanya Mahaprabhu, era un magazzino dell'amore per Dio. La sua grande umiltà e mitezza facevano sciogliere il cuore di Sri Chaitanya. La sua grande umiltà e mitezza facevano sciogliere il cuore di Sri Chaitanya. E Srila Prabhupada spiega: Shri Murari Gupta scrisse un libro intitolato Sri Chaitanya Charita. Egli apparteneva a una famiglia vaidya di medici di Srihat, la residenza paterna di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e più tardi si trasferì a Navadvip. Egli era tra gli anziani di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Come descritto nel terzo capitolo del Chaitanya Bhagavata Madhya Lila, Sri Chaitanya esibì la sua forma di Vara nella casa di Shri Murari Gupta. È una manifestazione di Krishna, Vara. Vara è una manifestazione di Krishna quando Krishna appare in una forma molto bella di cinghiale. Sri Chaitanya Mahaprabhu apparve dinanzi a Murari Gupta come Sri Ramachandra, che è un'altra forma sempre di Krishna. Un giorno che Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sri Nityananda Prabhu erano seduti insieme nella casa di Shiva Thakur, Murari Gupta offrì i suoi omaggi dapprima a Sri Chaitanya e poi a Sri Nityananda. Nityananda Prabhu, tuttavia, era più anziano di Chaitanya Mahaprabhu, perciò Sri Chaitanya fece notare a Murari Gupta che aveva violato l'etichetta sociale per aver manifestato il suo rispetto prima a lui che a Sri Nityananda. Così, per la grazia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Murari Gupta fu informato circa la posizione di Nityananda Prabhu, tanto che il giorno successivo offrì i suoi omaggi prima a Sri Nityananda e poi a Sri Chaitanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu dava a Murari Gupta pan o noci di betel da masticare. Una volta Murari Gupta offrì al signore Chaitanya del cibo che era stato cucinato con un'eccessiva quantità di ghee. Il giorno dopo il signore era malato e ricorse a Murari Gupta per curarsi. Chaitanya accettò un po' d'acqua dal vaso di Murari Gupta e così guarì. Il rimedio naturale per curare l'indigestione consiste nel bere un po' di acqua e poiché Murari Gupta era un medico, curò il signore con un po' di acqua. Quando Chaitanya Mahaprabhu apparve nella sua forma di Chaturbhuja nella casa di Shivastakur, Murari Gupta diventò il suo trasportatore nella forma di Garuda, che è colui che porta il Signore, porta Krishna Garuda. E nel corso di questi divertimenti estatici, il Signore salì sulla sua schiena. Era desiderio di Murari Gupta lasciare il suo corpo prima della scomparsa di Sri Chaitanya Mahaprabhu, ma il Signore glielo proibì. Questo particolare è spiegato nel Chaitanya Bhagavata Madhya Lila, capitolo 20. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu un giorno apparve in estasi nella forma della Murti Vara, Murari Gupta offrì le sue preghiere. Egli era un grande devoto di Sri Ramachandra e la sua incrollabile devozione è vividamente descritta nel Madhya Lila, capitolo 15, dal verso 137 al verso 157. Poi un altro verso. Shri Murari Gupta non accettò mai la carità dagli amici, né accettò denaro da qualcuno. Esercitava la professione di medico e manteneva la famiglia con i suoi guadagni.
Spiegazione: si deve notare che un grihasta capofamiglia non deve dipendere da nessuno per il suo sostentamento. Ogni capofamiglia delle caste elevate deve impegnarsi nel suo dovere professionale come brahmana, kshatriya o vaishya, ma non dovrebbe impegnarsi al servizio degli altri, perché questo è il dovere di un shudra. Si deve accettare solo ciò che si guadagna con la propria professione. Un brahmana deve adorare Vishnu e dovrebbe istruire gli altri sul modo di compiere questa adorazione. Uno kshatriya può diventare un governante e ricavare il suo sostentamento con l'imposizione di tasse o raccogliendo imposte dai proprietari. Il vaishya può trovare un'occupazione nel settore dell'agricoltura o nel commercio in generale. Poiché Muraligupta era nato in una famiglia di medici, Vaidya Vamsha esercitava la professione di medico e con queste entrate provvedeva al mantenimento della famiglia. Come affermato nello Srimad Bhagavatam, ognuno dovrebbe compiere il dovere relativo alla sua professione e soddisfare così Dio, la persona suprema. Questa è la perfezione della vita. Muraligupta era un grihasta ideale perché era un grande devoto di Sri Ramachandra e di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esercitando la sua professione, mantenne la sua famiglia e contemporaneamente soddisfece Sri Chaitanya, dedicando a lui il massimo della sua abilità. Questo è l'ideale per un capo famiglia. Un altro verso, l'ultimo. Assistendo i suoi pazienti, Muraligupta, con la sua misericordia, curava sia le malattie che affliggono il corpo, sia le malattie dello spirito. Spiegazione. Poiché era un medico professionista e un grande devoto del Signore, molto avanzato spiritualmente, Muraligupta era in grado di curare sia le malattie del corpo, sia le malattie dello spirito. Questo è un esempio di servizio reso all'umanità. Ognuno dovrebbe sapere che nella società umana esistono due generi di malattie. Le prime dette, adiatmica o malattie materiali, appartengono al corpo, ma la malattia principale è quella dello spirito. Pur essendo eterno, l'essere vivente, venendo a contatto con l'energia materiale, ha dovuto assoggettarsi alla nascita, alla morte, alla vecchiaia e alla malattia. I medici attuali avrebbero molto da imparare da Muraligupta. Benché i medici filantropi dei nostri giorni abbiano ospedali giganteschi, non vi sono ospedali che possano curare le malattie materiali dell'anima spirituale. Il movimento per la coscienza di Krishna si è assunto la missione di curare questa malattia, ma la gente non lo apprezza perché non sa di che genere di malattia si tratti. Le persone ammalate hanno bisogno di trovare medicine e diete appropriate. Perciò il nostro movimento fornisce alle persone colpite dalla malattia della materia la medicina del canto del santo nome, ossia il mantra di Krishna, e la dieta del prasada. Sono numerosi gli ospedali e le cliniche mediche per curare le malattie del corpo, ma non esistono ospedali per curare le malattie materiali dell'anima spirituale. I centri del movimento per la coscienza di Krishna sono gli unici ospedali che curano gli uomini dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia e dalla malattia. Ma ne diciamo sempre, no? Il tempio è come un ospedale, proprio questo servizio. E poi leggiamo altri versi, e poi concludiamo. Sempre tratti dalla Chaitanya Charitamrita, però qua siamo alla Madhya Lila, capitolo 15, Salvaboma offre il prasada al Signore, e sono 20 versi, c'è anche una spiegazione, e è molto bello questo passatempo, perché qui il Signor Chaitanya appunto accetta il prasada a casa di Salvaboma, e cosa fa? Abbraccia tutti i devoti, glorifica tutti i devoti a uno, ci insegna proprio col suo esempio cosa vuol dire relazionare in modo amorevole con i devoti. Allora, leggo direttamente l'italiano. Allora, poi Sri Chaitanya Mahaprabhu abbracciò Muraligupta e cominciò a parlare della sua ferma fede nel servizio devozionale, in modo che tutti i devoti lo sentissero. Infatti questa è una caratteristica dei devoti, no? Che glorificano
in maniera sobria agli altri devoti e sono felici di farlo condividendo queste glorificazioni con altri devoti. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: in un primo tempo avevo cercato di convincere ripetutamente Murari Gupta a farsi attrarre da Krishna. Gli dicevo: mio caro Gupta, il Signore Sri Krishna è la dolcezza suprema, Rajendra Kumara. Krishna è Dio, la persona suprema, l'origine di tutti gli avatara e la fonte di tutto ciò che esiste. È la personificazione del puro amore trascendentale e la riserva di ogni piacere. Krishna è il ricettacolo di tutte le qualità trascendentali, è come una miniera di gemme preziose. È esperto in tutto, molto intelligente e sobrio, è la vetta di tutti i sentimenti. Il suo carattere è molto dolce, i suoi divertimenti sono melodiosi, la sua intelligenza è esperta e gode così di tutti i suoi divertimenti e dei suoi sentimenti. Poi chiese a Murari Gupta: adora Krishna e prendi rifugio in lui, eccetto il suo servizio non vi è nulla che possa attrarre la mente. Così continuava ad ascoltarmi e per la mia influenza la sua mente si trasformò un poco. Allora Murari Gupta rispose: io sono il tuo servitore e obbedisco ai tuoi ordini, non ho esistenza indipendente. Poi Murari Gupta andò a casa e trascorse tutta la notte a pensare come avrebbe potuto lasciare la compagnia di Raghunath Shiramachandra. Era veramente sopraffatto, perché Murari Gupta è appunto un devoto del signor Ramachandra. Murari Gupta cominciò quindi a pregare ai piedi di loto di Shiramachandra. Pregò di poter morire quella notte perché era impossibile per lui abbandonare il servizio ai piedi di loto di Raghunath. Così Murari Gupta rimase a piangere per tutta la notte. Poiché la sua mente non trovava pace, non riuscì a dormire e restò sveglio tutta la notte. Il mattino dopo Murari Gupta venne da me. Ricordiamo il signor Chaitanya che sta parlando. Stringendo i miei piedi e piangendo mi presentò una supplica. Murari Gupta disse: ho venduto la mia testa ai piedi di loto di Raghunath. Non posso riprendermela perché questo mi darebbe troppo dolore. Non è possibile per me abbandonare il servizio ai piedi di loto di Raghunath. Nello stesso tempo, se non lo faccio, verrò meno ai tuoi ordini. Che posso fare? In questo modo Murari Gupta mi supplicava dicendo: ti prego, concedimi questa grazia perché tu sei il più misericordioso. Fammi morire subito, così i miei dubbi finiranno. Ascoltando queste parole sono diventato molto felice. Allora ho risollevato Murari Gupta e l'ho abbracciato. Gli ho detto: tutte le glorie a te Murari Gupta, il tuo metodo di adorazione è davvero stabile, tanto che la tua mente non se n'è allontanata neppure su mia richiesta. Il servitore deve avere proprio questo amore e questo affetto per i piedi di loto del Signore. Anche se il Signore vuole la separazione, il devoto non può abbandonare il rifugio dei suoi piedi di loto. Qua c'è una breve spiegazione di Srila Prabhupada. Il termine Prabhu indica che il Signore deve essere continuamente servito dal suo devoto. Il Prabhu, Prabhu significa appunto maestro, il Prabhu originale è il Signore Sri Krishna. Eppure ci sono molti devoti attaccati a Sri Ramachandra e Murari Gupta è un grande esempio di questa devozione senza macchia. Non poté mai abbandonare l'adorazione di Sri Ramachandra, neppure quando Sri Chaitanya Mahaprabhu glielo chiese. Questa è la fedeltà del servizio devozionale, come affermato nell'Antialila della Chaitanya Charitamrita. In una ferma relazione con il Signore, il devoto non deve mai abbandonare il servizio al Signore in nessuna circostanza. E per quanto riguarda il Signore stesso, se il devoto decide di andarsene, il Signore lo riporta indietro di nuovo, trascinandolo per i capelli. Solo per mettere alla prova la tua ferma fede nel tuo Signore, ti ho chiesto ripetutamente di trasferire la tua adorazione da Sri Ramachandra su Sri Krishna. In questo modo mi congratulai con Murari Gupta dicendo: tu sei in realtà la personificazione di Hanuman e sei quindi l'eterno servitore di Sri Ramachandra. Perché dovresti abbandonare l'adorazione di Sri Ramachandra e dei suoi piedi di loto?
Sri Chaitanya Mahaprabhu continuò: io accetto Murari Gupta come la mia stessa vita. Quando penso alla sua umiltà mi sento profondamente turbato. Jai Murari Gupta ki jai. Abbiamo letto di questi divini passatempi, questi sono gli scambi d'amore tra Krishna e i suoi devoti. Okay. Un saluto a tutti gli amici e devoti che ci stanno seguendo, a Michela e Nereo, a Diana e Alex, e a tutti gli altri amici che ci seguono. Grazie per la vostra compagnia, per la vostra condivisione. Vi ringraziamo per essere sempre presenti. Ricordo a tutti che oggi pomeriggio ci sarà l'appuntamento con Kirtan Mantra Yoga alle 18, quindi invito chi può venire fisicamente, chi non può venire fisicamente, se proprio non può, può collegarsi tramite internet. Come abbiamo letto poco fa, il canto dei santi nomi è l'unico metodo che ci permette di risvegliare questo amore che è nascosto e presente nel cuore di tutti noi. Quindi l'invito è a unirsi nel canto e nella glorificazione del Signore Krishna. E domani mattina invece continueremo con lo studio sullo Srimad Bhagavatam. Jai Srila Prabhupada ki jai. Auguro a tutti una felice giornata in coscienza di Krishna e consiglio di pregare Murari Gupta per ottenere anche una briciola della sua umiltà e della sua fede incrollabile nel servizio di devozione. Questo, come abbiamo letto, è quello che conquista il Signor Chaitanya: l'umiltà, la mitezza e la fede incrollabile nel servizio di devozione. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srimurari Gupta ki jai.